tra grazie noi. E io volevo chiederti un po', nel tuo progetto parallelo, quindi quello da solista, sì, prevedi magari anche una scrittura in italiano, visto che con i Rubacava comunque scrivete in inglese e cantate in inglese, oppure vuoi continuare su quella falsariga? Ma attualmente penso che continuerò anche con i Rubacava, con la lingua inglese. Non è un estetismo o chissà cosa, è semplicemente i miei ascolti sono americani e non riesco a trascendere da quella formula. Comunque penso un testo, penso una canzone in quel modo. Quindi pensi in inglese? No, no, magari ci avessi questa padronanza in italiano. No, allora, no, allora sì, forse dovrei cambiare la formula, sarebbe meglio. No, magari pensassi in inglese. No, diciamo la uso come lingua musicale, quindi mi prendo anche delle licenze, delle libertà fin troppo vaghe. Però sì, mi piace come suona la musica folk, la musica blues, il country. Mi piace come suona nella lingua sua, che è l'inglese. Allora, prima di andare nella prima pausa musicale con il nostro Jacopo, c'è Remolacia che aveva una domanda da farti. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto ad Emilio Stella prima, cioè l'ispirazione dei testi, dove la prendi, dove la trovi? Sì, no, premetto che non sono un grande compositore di testi, diciamo, nascono sempre grazie a un input musicale, quindi di base comunque viene dalla letteratura, in un certo senso, viene dai testi della musica blues. Mi piace molto quel modo di concepire la frase, in un certo senso, meno poetica e più a volte brutale, è molto, cioè, te la sbatte in faccia. Allora, andiamo a sentire, quindi, ad ascoltare un brano che riguarda il nostro Jacopo con i Rubacava, Rubacava Sessions, okay, che avevamo sentito già qua quando è venuto a trovarci la prima volta, ovvero Western Psichedelico. È un brano appunto tratto da un album, se non erro. No Middle Ground, sì, uscito a dicembre 2015 per l'etichetta Lost Tune Records e che, diciamo, ha avuto una vita un po' complessa finora, pur rimanendo un album che ci ha dato molto come band, ci ha regalato grandi momenti e anche sofferenze, ma è stato comunque un album importante sia per Rubacava che per la mia vita artistica. Va bene, allora ce lo ascoltiamo qui su Radio Roma Futura in diretta e poi rientriamo con il nostro ospite Jacopo, che tra l'altro ha una sorpresa per noi, già ho visto qualcosa, quindi ci ascoltiamo Western Psichedelico, poi appunto ritorniamo qua in diretta su Radio Roma Futura.
twice the day is long. She turned back on the old west, the place where she belonged. She left me with the blues of a million moons gone wrong. Gone wrong.
Le note di Heroes qua su Radio Roma Futura, David Bowie qua su Radio Roma Futura, musicante, una canzone meravigliosa questa qua di un artista eclettico che ci ha lasciato poco tempo fa, tra l'altro. Sì, un artista eccezionale che non ha uguali e non avrà uguali. Questi sono gli artisti che resteranno per sempre. E per fortuna, insomma, che resteranno. Esattamente. Per ricordiamo che David Bowie è morto dopo che dopo l'annuncio del musicante. Esatto. Non era scordato. Applauso per il musicante, per queste doti mistiche. In realtà purtroppo era malato da tempo, diciamolo. Esatto. Mi prendono per un gufo. E dopo l'ultimo singolo, poco dopo l'ultimo singolo, è venuto a mancare. In verità il potere del musicante è tutto racchiuso nel suo bellissimo orecchino di bambù cocco qui. Grande musicante. Applauso. Cocco bello, orecchino di cocco. Va bene, dai, ritorniamo seri, o più o meno ci proviamo, con il nostro Jacopo Giovannercole, che è qua il nostro ospite questa sera. Allora, è entrato, rientrato qua nello studio durante la pausa musicale con la sua chitarra bellissima, tra l'altro, per farci un piccolo regalo, no, in questa puntata. No, volentieri, volentieri. Allora, che ci suoni, che ci canti anche? Ho pensato di fare una cosa completamente diversa dal repertorio che poi ho sempre fatto da solo, che è il repertorio della mia vecchia band chiamata Rain Dogs, oppure qualche canzone dei Rubagava. Questa è una canzone, è l'ultima canzone che ho scritto, e l'ho scritta per me. Quindi è anche un episodio più che una canzone ufficiale. Cioè, non la vedo come una canzone, come un singolo o qualcosa di simile, no? È un episodio dove sento il bisogno di, ecco, di iniziare questa nuova esperienza. Bene, allora la andiamo ad ascoltare. Si chiama Still Alive. Bene, bene, bene. Fabrizio? Vuoi dedicarla a qualcuno? No, se l'autodedica per il nuovo progetto. Ok, leviamo intanto la canzone sottofondo, eccola che è pronta.